Allarme di Confesercenti sul caro energia. Senza un intervento immediato per attutire l'impatto degli aumenti di energia e gas, affermano dall'associazione, le piccole imprese di turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi una maxi bolletta da 11 miliardi di euro, circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Una stangata insostenibile che rischia di mettere fuori mercato 90.000 attività. Sulla vicenda è intervenuta anche Confesercenti Vallo di Diano. Il ritorno dalle ferie purtroppo per gli italiani segna un momento delicato a causa di vari rincari energetici, ha affermato la presidente di Confesercenti, Maria Antonietta Aquino. Non bisogna dimenticare che tutte le attività economiche stanno soffrendo già da mesi per questa problematica e il settore del comparto turistico e ristorativo già si sente in ginocchio da tempo. Le aziende di produzione stanno lamentando una triplicazione dei costi energetici. Tutte le attività economiche gridano a voce alta di verificare questa enorme problematica. Si tratta di servizi essenziali di cui non si può fare a meno, conclude la presidente Aquino. Di conseguenza bisogna mettere in campo immediatamente non delle soluzioni temporanee, ma una programmazione rivolta alla risoluzione definitiva di questa problematica che attanaglia l'Italia intera.